Ciao a tutti, oggi vi parlo di questo prodotto. Si tratta della cassa LG X-Boom 360. È una cassa acustica per interni e per esterni, dove per esterni ovviamente non vuol dire che potete andare ad ascoltare la musica sotto la pioggia, ma solo che potete ascoltarla fuori con un volume decoroso. 360 perché la cassa emette suono a 360 gradi intorno ad essa e che la rende interessante da piazzare per esempio in un ampio salotto, ballarci intorno, fare casino, è divertente. Ma vediamo cosa c'è dentro la scatola e poi vi parlo meglio. Carica batterie, manuale e cassa. Non c'è granché. La cassa si presenta così: c'è questo colorazione violetta, ce n'è un'altra azzurra. Vabbè, noi uomini abbiamo tre colori: bianco, nero, azzurro. Questa è quella viola. Non è male come colore. Sulla parte superiore della cassa ci sono i tasti per le principali funzioni, accendimento e spegnimento, il volume, play e pausa, e il tasto per accoppiare la cassa al telefono via Bluetooth. Detto questo, la prima cosa che salta all'occhio sicuramente le dimensioni, insomma, che sono abbastanza generose. Vi dirò la verità, a me non piace tantissimissimo perché ha questo design un po' da boa, segnalazione, sommozzatori, cose del genere. E chiaramente, essendo una dimensione importante e un design particolare, è chiaro che dipende molto da che tipo di arredamento avete in casa, perché se avete già un arredamento un po' studiato, non è che si mimetizza, diventa parte dell'arredamento, quindi va valutato un po' questo discorso qui. Quello che è bello è che sicuramente al tatto restituisce comunque una sensazione premium, come si suol dire, no? Quindi insomma di qualità, che insomma, essendo il listino 399 euro, anche quello è importante. A me piace, insomma, non so voi, mi piace insomma sentirli questi 400 euro, e qua li sentite abbastanza, non è pesantissima ma neanche proprio una roba da mettere nello zaino. Ha questo bel tessuto di tessuto, sotto plastica o comunque un qualche tipo di fibra, il tweeter pubblicizzato in titanio, il che vuol dire che potete lanciarlo contro Gold Drake che si scansa. Vabbè, Michael Drake non lo conosce nessuno, lo potete lanciare contro qualcosa di durissimo e cattivissimo che non fa niente, mentre il subwoofer è in fibra di vetro. Tutto questo per dire che gli alti sono abbastanza squillanti, sono validi, i bassi si sentono, sono ben presenti, il tutto comunque regolabile dall'applicazione che poi vedremo dal telefono. Qui sul davanti c'è uno sportellino da cui si accede alle poche prese che ci sono: presa USB per ricaricare la batteria interna, presa jack per abbinarla a un sistema esterno audio e il tastino per accoppiarla con un'altra cassa simile. Sopra, vabbè, c'è dei controlli, non vi ho già fatto vedere, non c'è molto altro. Quindi comunque una cassa che si fa vedere, si fa sentire, e non è male. L'autonomia è abbastanza buona, ci ho fatto circa 10-12 ore, ascoltate sempre a volume medio, che in casa di più non si può. La ricarica al 100% l'ho fatta in circa 2 ore e mezza. Il funzionamento è semplicissimo: scaricate sul telefono l'applicazione di LG X-Boom, mettete il telefono in ricezione ricerca Bluetooth, schiacciate l'apposito tasto per mettere anche la cassa in ricerca Bluetooth, e una volta accoppiati, tutto quello che uscirà dal telefono uscirà invece dalla cassa. Quindi che sia un video, che sia Spotify, che sia YouTube, che sia anche un video esterno, sapete che tutto quanto uscirà da qua, quindi anche il video XXX all'occhio, maschietti. Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Sì. L'audio come si comporta? Non è male, gli alti sono veramente buoni, i bassi si sentono. Io non sono un audiofilo, non sono un mega esperto di audio. Per le esigenze di una famiglia o di qualcuno che vuole fare festa, un po' di casino, avere un po' di musica per casa secondo me è perfetta. Normalmente io ascoltavo la musica su una piccola cassa, questa qui è meglio, nel senso che per via della sua formazione, per come è fatta, questo discorso del 360, è chiaro che riempie la stanza in un modo effettivamente diverso. Questa cosa della luce poi effettivamente è bella, perché permette di o creare veramente un ambiente di festa con il fatto che la luce cambia a ritmo della musica, oppure permette di mettere una musica, una luce rilassante nel momento in cui anche la musica sia di quelle un po' più tranquille. I bambini ci vanno matti, chiaramente. Utilizzata anche tramite l'applicazione è molto semplice. Una volta scaricata l'applicazione, la lanciamo, l'applicazione riconosce direttamente il collegamento con la cassa, ci indica il residuo della batteria
e qua ci sono tutte le varie impostazioni che possiamo cambiare una volta fatta partire la musica, quindi da questo momento qualunque cosa noi facciamo partire esce dalla cassa. A questo punto noi possiamo scegliere se avere delle equalizzazioni particolari, da standard, aumentare i bassi, da standard, aumentare i bassi, pop, classico, rock, qualunque altra cosa. Anche la luce può essere settata attraverso degli scenari, diciamo così, quindi ho diversi stili di party in cui la musica si muove a ritmo, la luce si muove al ritmo della musica che state ascoltando, o scegliere semplicemente delle colorazioni e delle luci più rilassanti in base a quello che state ascoltando o della atmosfera che volete creare nella stanza. In sostanza direi che è sicuramente un prodotto valido che consiglio a chiunque voglia qualcosa di più delle casse portatili piccoline, per un ambiente più grande sicuramente, per sentire musica con gli amici, specialmente non so, barbecue, situazioni così un po' all'aperto, ovviamente insomma, non da portarsela in tasca, ma insomma se ce l'avete, se siete in casa, dovete stare in giardino e ascoltare della musica, questa è sicuramente molto soddisfacente. L'unico aspetto che non mi piace, che insomma direi valutate voi, è ovviamente il design e la grandezza, che chiaramente non si adatta a qualunque tipo di arredamento, ma va un attimino capito se nel vostro salotto vedete una cosa di questo tipo oppure no. Per tutto il resto, livello audio top. Sì.